Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash. Missione possibile, spiagge e fondali puliti. Parte sabato 9 maggio questa iniziativa dedicata alla pulizia dai rifiuti lungo la costa per la giornata ecologica. Si chiama Let's Clean Up Europe. E Livorno scende in campo, o meglio in spiaggia, per una missione possibile. Dalle 9 alle 12 squadre diverse di volontari, giovani e meno giovani, amministratori, studenti, stranieri, sub e surfisti procederanno infatti a pulire le spiagge del litorale livornese dall'Accademia fino alla spiaggia del Sale ad Antignano. È una giornata ecologica di pulizia della costa contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti sulle spiagge ma anche sui fondali. Abbiamo ascoltato alcuni dei partecipanti che hanno preso parte a questa conferenza stampa che si è svolta in comune a Livorno per la presentazione dell'iniziativa. Cominciamo con Simone Scateni dell'SVS. Sono importanti anche per voi, no, questi appuntamenti? Assolutamente sì, anche perché appunto l'età ovviamente è cittadini, ma comunque sia come associazione che ovviamente è presente sul territorio per garantire tutta una serie di servizi, il fatto di avere delle spiagge pulite dove i cittadini possano accedervi e quindi in maniera anche più sicura per i bambini, per le mamme, insomma, è sicuramente per noi un momento importante. Forse non andrebbe, diciamo, fatto una volta ogni tanto? Diciamo ci vorrebbe sicuramente associato a questo anche un passaggio di maggiore consapevolezza verso coloro che accedono alle spiagge dell'importanza che se tutti fanno delle piccole azioni per mantenerle pulite sicuramente sarebbe diciamo un'azione importante che questo passaggio sicuramente renderebbe sufficiente per garantire tutta la stagione. Purtroppo molte volte si verificano situazioni dove lasciano anche bottiglie, quindi oggetti taglienti e quant'altro di spiaggia che passando appunto con la sabbia, il vento, il passaggio delle persone vanno diciamo nello strato leggermente inferiore, quindi difficili da individuare se non poi quando vengono calpestati e quindi necessita poi del nostro intervento di tra virgolette primo soccorso e quindi insomma preferibile una maggior consapevolezza in generale di tutti coloro che accedono alle spiagge. Dell'importanza dell'iniziativa parla anche Donatella Ferrini dell'ufficio ambiente del comune di Livorno. Sì, decisamente sì, perché ci permettono di avere contatti con il mondo della scuola, con l'associazionismo, il volontariato e con i cittadini. Abbiamo poi ascoltato Ettore Gagliardi, il dirigente della sezione di Livorno dell'UNICEF. Che dal punto di vista vostro, no, questo volontariato? Sì. Ma sicuramente sì, rientra in quei progetti che anche l'UNICEF sta approntando all'interno delle scuole per la sostenibilità ambientale, per la sicurezza alimentare, quindi abituare e insegnare a mantenere l'ordine, pulite le spiagge, va nell'ottica praticamente del benessere dell'infanzia e dell'adolescenza, quindi l'appoggiamo sinceramente anche perché alle spalle c'è una serie di attività didattiche non indifferenti. Forse non dovrebbe essere una tantum? No, per quello che ci riguarda, credo anche per quello che riguarda il comune, non è una tantum, forse è eclatante una tantum perché durante l'anno viene messa a disposizione questa giornata, però credo che il progetto, come per esempio stiamo facendo noi in accordo con il comune, continui nelle scuole in altre situazioni. È la volta adesso di Andrea Valenti dell'AMPS. Per l'AMPS questa è una giornata importante, no? Direi di sì, è il primo appuntamento che l'amministrazione comunale ha voluto dedicare alla pulizia delle spiagge della costa della nostra città per dare un segnale anche forte nei confronti della cittadinanza che ci chiede degli interventi mirati e sempre più puntuali. Crediamo che in questo modo, con questa primissima pulizia, poi si possa dare adito a tutta un'altra serie di interventi che realizzeremo progressivamente da qui al mese di settembre. Cittadinanza sempre coinvolta? Sempre di più, direi, perché l'interesse per l'igiene e il decoro cittadino è sempre stato uno degli aspetti su cui la stessa cittadinanza ha sempre premuto. Noi abbiamo voluto raccogliere questo invito e quindi la volontà è quella di creare una vera e propria partnership con il cittadino perché le nostre spiagge, anche se in numero ridotto rispetto ad altre realtà, siano sempre più belle, accoglienti, pulite, non solo per i livornesi ma anche per i turisti.
Alle 12 di sabato, poi, dopo 3 ore di raccolta rifiuti, tutti di nuovo alla rotonda per i saluti e i ringraziamenti dell'assessore all'ambiente. Seguirà un'esibizione musicale da parte degli studenti del liceo musicale Isis Nicolini Palli, ed a proposito abbiamo ascoltato la professoressa Daniela Barsotti. È importante anche per i ragazzi, no, partecipare a questo tipo, certo, di iniziative. Certo, un'ottima ricaduta, ma anche una soddisfazione, sai, perché noi abbiamo già collaborato con Comune per, ecco, differenziamoci, no? Per 3 anni abbiamo fatto tutto il progetto fino all'anno scorso, siamo andati a Bruxelles, quindi è stata un'esperienza eccezionale veramente, e quest'anno ci hanno richiesto un aiuto per concludere questa giornata, no? Di pulizia delle spiagge con un intervento musicale, e abbiamo detto più che volentieri di sì. Ed infine ascoltiamo l'assessore all'ambiente del Comune di Livorno, Giovanni Gordiani. Importanza anche sociale di questo genere di avvenimenti. Assolutamente, perché il modo migliore per fare un'integrazione vera è l'aiuto. Glielo ho detto ieri sono stato in visita al centro, loro ci danno, per noi è una cosa importante, dovrebbe essere il contrario principalmente, però è un modo per stare insieme, perché è su questo che si vuole fare qualcosa, cioè avere l'occasione di stare insieme e di conoscerci. Ieri mi hanno chiesto proprio loro e questi rappresentanti dei richiedenti asilo che vogliono conoscere le nostre regole. L'hanno chiesto in 5. Il fatto che loro ci aiutino in un'azione che è poi di sensibilizzazione di tutta la cittadinanza è importante dal punto di vista dell'integrazione. Io ho voluto che questo gesto, un gesto per l'ambiente, sia anche un gesto di integrazione nelle due direzioni. E certamente anche la presenza dei ragazzi e degli alunni, no? La presenza degli alunni, infatti, è la conoscenza, perché a volte queste cose si vedono solo in televisione. La presenza degli alunni, e la vicinanza di tutti e di tutti insieme fa sì che il gesto nei confronti dell'ambiente sia un gesto anche sociale di vicinanza, di integrazione, e far sì che il gesto di buttare un rifiuto sia invece un qualcosa che si deve ritornare in positivo, quindi la raccolta e la ripartenza del ciclo. Flashpoint. L'occhio sulla città. Da Radio Flash.